Ciao a tutti, siamo qui con i ragazzi fondatori, alcuni dei fondatori di Cavaboz, la compagnia teatrale comica, chiamiamola, che è nata grazie all'idea di alcuni di loro. Quando nasce Cavaboz, come e perché soprattutto? Allora, quando nasce? Lo so, l'11/11/2011. Nasce perché? Perché avevamo voglia di fare qualcosa che a Bolzano non c'era, ma soprattutto di divertirci, e ci stiamo riuscendo. Tanti gli spettacoli che avete portato a termine, un buona la prima che si chiama Civico 18 e tante altre cose. Raccontaci un pochino tu, unica donna della compagnia. Unica, e cerco di tenere alto il valore della nostra, come si dice, sponda, specie, razza. Fa lo stesso. Beh, loro ci considerano più o meno così. Sì, insomma, un sacco di progetti, un sacco di spettacoli. Siamo arrivati quasi al 50° Cavaboz, in occasione del quale ci sarà poi una data in replica allo Stabile a fine gennaio, e portiamo avanti un sacco di progetti mese per mese. Ci troverete in giro per i teatri della città e si spera piano piano di riuscire ad espandersi, diciamo così. A diventare i nuovi Zelig nazionali? Perché no? Magari. Ma dici, siccome io vi conosco tutti quanti personalmente più o meno, la serietà che c'è in questa serissima compagnia teatrale mi lascia un po' perplessa, mi confermi? Beh, noi siamo persone fondamentalmente serie e lo si può notare durante i nostri spettacoli. Non si è visto? Anche in un dietro le quinte che abbiamo mandato in onda qualche giorno fa. Esatto, un dietro le quinte che è proprio l'apice della manifestazione del nostro gruppo. E no, fondamentalmente siamo persone al di fuori di Cavaboz che possono essere ritenute serie e ci scateniamo sul palcoscenico in queste occasioni. E in tutto quanti siete? Siete un bel gruppetto, un bel gruppone? Siamo una ventina, sì. Siamo una ventina, ognuno oltre, la maggior parte di noi sale sul palco. Altri non salgono, però hanno altri compiti, perché adesso, a parte gli scherzi, realizzare comunque uno spettacolo richiede diverse competenze. E siamo stati fortunati perché ognuno di noi ha le proprie e riusciamo, diciamo, ad autogestirci completamente. Adesso però me lo puoi dire, andate tutti d'accordo? Certamente. Sicuro, sicuro? Sì, io lo so, perché non so se lo posso dire, però. Devi. Perché c'è solo una donna nel gruppo. No, forse era meglio se non lo dicevi, ma fa lo stesso. E dimmi sinceramente, chi è il più scemo di tutti? Oddio, lì è una bella lotta. Infatti pensavamo di fare un... Ecco, appunto, qua è scattato il delirio durante la registrazione. Ecco. Quindi possiamo dirlo adesso, chi è il più scemo di tutti? Stiamo tentando di determinarlo, ma non ci riusciamo. Forse lì arriva. Qua, eccolo! È arrivata nonna Maria con le pizzette, porca miseria! Sì, appunto, dicevamo, una compagnia molto seria, molto professionale, che un giorno ci rappresenterà in tutta Italia. Io ho un po' paura. Beh, ragazzi, vi ringrazio, grazie mille per questi minuti che mi avete concesso. In bocca al lupo per tutti i vostri spettacoli futuri. E a me non resta che salutarvi e ritrovarvi alla prossima intervista. Ciao a tutti.